Allora, con chi cominciamo? Marco Tabanella, iShares. Abbiamo avuto il modo ieri di sentire anche la relazione di Emanuele Bellingeri. Voi siete leader mondiali nel mercato degli ETF. Se dovesse farci una fotografia, una sintesi dei punti di forza della vostra offerta, questa è la domanda è facile, quindi non è cattiva, per cui partiamo lisci. Ben trovati innanzitutto a tutti, anche da parte mia ovviamente. Allora, diciamo che occorre fare secondo me una premessa, nel senso che iShares, così come altri degli operatori qui presenti sul palco, in realtà negli ultimi anni è passata da una fase caratterizzata più che altro da una logica di completamento della gamma prodotti ad un'altra fase, una fase in cui si va in una logica di lavorare sui singoli indici o su esposizioni diverse, più innovative, quindi dalla logica completamento prodotti a una logica di diciamo innovazione. Da questo punto di vista noi ci siamo un po' orientati negli ultimi anni verso degli strumenti in grado di offrire sempre dei mattoncini per comporre l'asset allocation in una logica di copertura di certi rischi finanziari. Quindi ad esempio quello che abbiamo fatto è stato concentrarci sul rischio valutario, che è stata una delle componenti importantissime delle performance degli ultimi anni, lo sarà chiaramente nel futuro, con una gamma di ETF sia azionari sia obbligazionari a cambio coperto. Oppure su cercare di limitare in qualche modo la volatilità dei corsi azionari, ad esempio con esposizioni minimum volatility. Abbiamo un set di 4 strumenti ad oggi che utilizzano dei modelli multifattoriali per in qualche modo limitare questa volatilità, quindi in ottica difensiva lavorano molto bene, come anche ci dimostra poi il track record, specialmente su certe geografie. E poi un'ultima gamma, diciamo, di strumenti in grado di coprire dal rischio di aumento dei tassi di interesse, che chiaramente fino a ieri era stata un po' in attesa da parte di tutti. È una decisione della Fed che non è alla fine arrivata, ma comunque sicuramente un rischio presente nei mercati, che sarà presente anche nei prossimi mesi. E poi ultimamente abbiamo sviluppato questa gamma che chiamiamo Smart Beta. Sono degli insiemi di esposizioni ad indici non tradizionali, quindi non più basati sulla capitalizzazione di mercato, che sostanzialmente hanno l'obiettivo per l'investitore di migliorare il profilo di rischio di performance aggiustata per il rischio attraverso delle esposizioni a determinati risk premium. Quindi abbiamo 4 esposizioni a dei fattori di mercato che sono dei temi, diciamo, fondamentali di investimento, come ad esempio la qualità di bilancio, il fattore quality, l'apprezzamento di determinati titoli rispetto a un indice, quindi il trend di apprezzamento nel tempo, quindi il fattore momentum, piuttosto che size, piuttosto che value. Il mercato, diciamo anche ieri con Emanuele, sta imparando in queste fasi a testare questi strumenti che sono comunque nuovi. Si tratta di logiche che in realtà esistono nell'industria del risparmio già da diversi anni e che sono ben conosciute anche dai gestori attivi. In realtà quello che ha cambiato, la grossa novità a nostro avviso, è la possibilità di finalmente utilizzare degli strumenti efficienti a basso costo proprio per isolare questi fattori. Una delle ultime novità è la quotazione da parte nostra di 3 ETF multifattoriali che all'interno di un singolo ETF vanno sostanzialmente a ribilanciare l'esposizione a questi 4 fattori di rischio in modo tale da massimizzare le performance per un dato livello di rischio, appunto. Allora, Marcello Kelly, andiamo all'Ixor. Tra l'altro abbiamo dei dati che si riferiscono al mese di maggio, che sono ancora una volta per questa industria record in termini di masse gestite, ma se dovessimo scattare a questo andamento sul mercato degli ETF una fotografia qualitativa, quale fotografia sarebbe? Sì, prima di tutto grazie a Consultic per l'invito a questa tavola rotonda. Io mi focalizzerei più sul mercato in sé che non sulla nostra gamma di prodotti. Siamo il secondo player, siamo felici di questo, ma forse guardando più a un mercato che ha una crescita che quest'anno è, penso che per tutti gli emittenti sia estremamente positiva. Pochi giorni fa è stato quotato il 700° ETF su Borsa Italiana e 1000 strumenti su ETF Plus, che ricomprende anche strumenti che non sono ETF ma che sono note, diciamo, collateralizzate. Questo può essere visto come un elemento positivo e negativo. Positivo perché vuol dire che su Borsa Italiana gli investitori possono trovare tutti gli strumenti o quasi tutti di cui possono avere bisogno. L'elemento negativo è che francamente è molto dispersiva come offerta e forse la figura di un advisor che permette di individuare i sottostanti magari più particolari su cui investire diventa fondamentale e soprattutto per comparare ETF che possono sembrare solo apparentemente simili perché lavorano sullo stesso benchmark ma che poi possono avere grandi differenze. Sulla raccolta molto positiva, più 7 billion da inizio anno, quindi il mercato italiano si posiziona sugli oltre 40 miliardi di euro di masse.
quello che mi piace evidenziare è che l'esplosione delle negoziazioni su borsa, più 50% per controvalore, ma più 80% per contratti. Quindi questo vuol dire che è arrivata su borsa un flusso di contratti di magari di medie e piccole dimensioni, riconducibili in parte al retail e in parte a tutti quegli intermediari che lavorano con prodotti focalizzati sul retail. Penso con i fondi che vanno altrettanto bene, da dove sono usciti secondo lei questi soldi che si sono dirottati sul segmento degli ETF? Ma diciamo che noi viviamo moltissimo su quello che è il flusso che arriva da risparmio gestito. Mm-hmm. Noi, a parte qualche contrapposizione, qualche frizione che si è vista anche oggi, in realtà siamo figli di chi... Già ghigna il suo vicino lì. Siamo figli di chi è neutrale nei confronti degli ETF, non ci vede come dei competitor, ma ci vede come degli strumenti per prendere posizioni strategiche. Quindi la crescita dei retail, e degli, o meglio degli intermediari che lavorano per il retail con ETF, è la cosa che ci fa più sperare per il futuro. Mi permetto solamente un dato per quanto riguarda il mercato italiano sullo spread, ma dove si può tornare poi dopo. Lo spread medio dichiarato da borsa sono 18 basis point, ma poi sugli strumenti più trattati siamo ampiamente sotto i 2 basis point, ma questo è un tema che può essere esploso più tardi. E l'ultimo dato che do è che sicuramente l'esplosione del mercato italiano è guidato dalle assicurazioni che sono arrivati sugli ETF in maniera massiccia, dai prodotti assicurativi che inseriscono ETF, e forse una cosa che non si evidenzia abbastanza, da chi fa già adesso fee only come private banker. Il nostro secondo maggior cliente in Italia, a parte un asset manager, è una società di private banking. Quindi chi lavora con clientela di alto livello già adesso può liberamente fare fee only e acquistano in maniera molto massiccia ETF. Certo. Simone Rossi, allora, due considerazioni dalla relazione che ha fatto prima, che ci ha offerto un po' di materiale per questo dibattito. Prima cosa, l'anno prossimo le slide con delle scritture un po' più grandi, perché non è che ci vediamo tutti benissimo da lì. Giusto punto. Seconda, a parte questo commento anche sciocco. Le sue considerazioni sui detrattori dell'industria dell'ETF sono state abbastanza forti, proprio per il fatto, io ci ho scherzato prima, ma insomma fare nome e cognomi di chi vi contesta è anche un atto audace e coraggioso. Quindi questo non è un mercato che ha problemi di liquidità, non è un mercato che non sono gli ETF appunto dei fattori di distorsione del mercato. Mi pare che su questi punti lei si sia soffermato in maniera particolare. Perché c'è questo accanimento attorno al mondo ETF? Ma andrebbe letto sotto varie forme, perché spesso sono sfoghi di gestori che fanno stock picking, altre volte sono uscite un po' più studiate, a seconda di chi lo fa, chi lo dice. Penso che dia parecchio fastidio il fatto che sia un'industria che sta crescendo ed alcuni gestori che fanno stock picking, come diceva giustamente Marcello, i nostri principali clienti sono i gestori che fanno asset allocation, quindi non è una contrapposizione, ma alcuni gestori che non riescono a fare stock picking come vorrebbero vedono invece il mercato degli ETF che continua a crescere e lo vede come un mercato un po' poco sofisticato, perché di fatto replichiamo un indice. L'altro aspetto è considerare, come giustamente va fatto, se ci sono, con analisi, con ricerche, con dati quantitativi, dei potenziali rischi da parte di strumenti che ormai da 13 anni in Italia, da 15 anni in Europa e da 20 anni dall'America continuano a crescere in maniera importante. E se ci sono studi e analisi che vanno in un certo senso, è giusto farli emergere, perché anche noi vogliamo rimanere in un mercato stabile e sostenibile. Nessuno di noi si augura di fare la fine di alcuni strumenti finanziari che sono andati tanti di moda per alcuni anni e poi si sono risolti, non dico in bolle, ma comunque in dimezzamento. Però spesso e volentieri questi dati alla mano non ci sono. Quindi ci sono, a mio modo di vedere, delle ragioni un po' personali, delle ragioni un po' commerciali che spingono alcuni autorevoli operatori a fare delle sparate sugli ETF. Allora, poi se volete, non lo so, anche commentare, parlo dei suoi colleghi naturalmente, questo tema, magari così rendiamo un po' più vivace anche questo dibattito, oltre chiaramente a presentare poi le vostre nuove soluzioni di investimento, ci piace capire anche tutto il resto, come la pensate su questo. Quindi vado a Mauro Giangrande. Una novità dell'industria che riguarda anche voi sono gli ETF multi-asset a gestione attiva.
che cosa sono, che novità rappresentano, insomma un altro tema in più per contestarvi un po'. No, spero di no. La verità è che soprattutto questa platea conosce molto bene le caratteristiche degli ETF, la liquidità, i bassi costi e via discorrendo. La difficoltà però nell'utilizzo degli ETF, effettivamente soprattutto per un retail, lo sappiamo tutti, è la capacità di combinarli, di metterli assieme e quindi di creare dei portafogli. Ed effettivamente una risposta a questa esigenza fino ad oggi insomma non c'è stata. Noi ci stiamo provando e ci stiamo provando con due ETF che sono partiti sulla borsa italiana settimana scorsa, ma che in realtà hanno uno a 7 anni di storia sulla borsa tedesca e l'altro a 4 anni di storia. Quindi c'è stata anche da parte nostra molta attenzione prima di proporre questo prodotto al mercato italiano, l'abbiamo voluto testare. Qual è la grande novità? La grande novità è che si tratta di un ETF di ETF, quindi effettivamente c'è un gestore attivo che in maniera discrezionale, con delle riallocazioni periodiche non molto frequenti, per evitare anche costi di transazioni inutili, rialloca il portafoglio e quindi dà la possibilità a un investitore con un'unica transazione di comprarsi un portafoglio di ETF. Ma non è solo questo l'esperimento che abbiamo voluto fare, l'esperimento sta proprio nella gestione, perché non dovendo distribuire questo prodotto tramite delle reti, che ovviamente non ricevendo retrocessioni non sono interessate all'ETF multi-asset, ci siamo sentiti liberi di crearlo effettivamente come piaceva a noi, senza dover fare compromessi. Mi spiego. I prodotti multi-asset che oggi ce ne sono tanti sul mercato, hanno anche molto successo, sono generalmente prodotti che hanno target di volatilità e max drawdown, perché l'investitore medio assolutamente non vuole vedere diciamo grosse perdite sul portafoglio, soprattutto in situazioni di volatilità. Il problema, secondo me, è che nessun gestore ha la palla di cristallo, le formazioni del mercato sono quelle, quindi saperle sistematicamente interpretare meglio degli altri per creare effettivamente un fondo che cresce sempre, magari esistesse, ma nella verità e nella realtà sono pochi gli esempi. Allora, come l'abbiamo costruito l'ETF? L'ETF l'abbiamo costruito tramite un gestore indipendente che è un esperto matematico, il dottor Beck, che adotta in maniera molto fedele la moderna teoria di portafoglio e quindi utilizza il risk factor e tutte le cose che ci siamo detti e nella sua, avendo un orizzonte temporale di medio-lungo termine, questo prodotto è indirizzato agli investitori che sono capaci di accettare un po' di volatilità del breve, ma che hanno veramente un orizzonte a lunga. E devo dire che in 7 anni il prodotto ha performato molto bene, molto meglio di tanti prodotti multi-asset che vanno per la maggiore, e quindi penso che per il momento la scommessa sia vinta. Spero che anche il mercato italiano sappia apprezzare un prodotto di questo tipo. Francesco Lomartire, sulle vostre strategie, lei ci ha intrattenuto anche ieri, le volevo chiedere un commento sulle considerazioni di Simone Rosti, per capire, visto che voi siete un player, so che non era niente di concordato, però mi piace capire anche un po'. Speravo di commentare le considerazioni dei detrattori degli ETF e non quelle di Simone Rosti. Però no, devo dire in generale che Mi piacerebbe sapere, perché siete un player storico, no? Sì, cioè, è una roba solo italiana questa o comunque un po' in tutto il mondo? E così ogni tanto puntualmente magari sull'industria degli ETF ci sono dei riflettori che puntati in termini negativi. Allora, devo dire che negli ultimi anni probabilmente si è intensificato in Europa il dibattito, contrario comunque alla larga diffusione degli ETF, concentrandosi molto spesso su singoli episodi che derivano comunque dall'eccessiva probabilmente trasparenza degli strumenti stessi. Quindi sappiamo benissimo che questi episodi sono ricollegati a eventi estremi di mercato in cui di fatto si è verificata la difficoltà a valorizzare qualsiasi strumento che traesse comunque valore da titoli sottostanti. Quindi questo vale per ETF e tutti i derivati che appunto come tali derivano appunto le loro valutazioni dall'andamento dei titoli sottostanti. Quindi probabilmente gli ultimi episodi a cui si è fatto riferimento in maniera negativa riguardano le giornate in cui sul mercato americano, quindi si è deciso per tutelare gli investitori, ma è stata una decisione del mercato stesso, di sospendere il trading degli ETF proprio in virtù di queste difficoltà di valorizzare lo strumento ETF sulla base dei titoli sottostanti. Quindi si tratta di episodi assolutamente limitati
nel corso del tempo, quindi gli ETF quindi hanno dal 1993, quindi data a cui noi facciamo risalire la nascita dell'industria, si sono verificati pochissime volte, sono stati appunto volti a tutelare potenziali investitori. Quindi tutto ciò che è eccessivamente trasparente molto spesso quindi espone alla possibilità quindi di criticare o comunque di vedere concentrarsi su aspetti negativi, quindi penso che sia assolutamente diciamo limitante concentrarsi soltanto su giornate in cui effettivamente la tensione o comunque i movimenti di mercato sono stati tali da creare questo tipo di difficoltà, piuttosto che guardare diciamo i benefici che questi strumenti hanno anche in queste giornate, perché giornate estreme non sono soltanto riferite al mese di agosto del 2015, ricordiamoci quello che è successo anche nell'ottobre del 2014 sul Treasury Bond americano, quindi abbiamo visto movimenti estremi dei tassi di interesse, abbiamo visto ETF che continuavano a trattare, garantendo quindi informazioni agli investitori che in ogni momento potevano sapere in che misura il mercato stesse scontando o stesse valutando appunto i movimenti che in quelle quindi giornate. Quindi questa circostanza che poi è diventata, al centro, è stata la prima volta che si è verificata, non era mai successo? No, si sono verificate, diciamo, a mia memoria, quindi si sono verificate anche in passato sul mercato americano, quindi ci sono state sospensioni, ma sono sospensioni di natura tecnica. Ricordo anche alcune sospensioni sul qualche anno fa su Euronext a Parigi, c'è stato proprio un blocco dei sistemi di valorizzazione, di trasmissione dei prezzi, quindi tutta Europa si è bloccata, ma non solo sul lato ETF, si è bloccata sul lato appunto sulla negoziazione dei future, si è bloccata nella negoziazione di azioni, quindi impedendo qualsiasi tipo di operatività. Ultimo esempio, di recente qualcuno ricorderà un blocco dei terminali Bloomberg avvenuto probabilmente 2 o 3 mesi fa, che di fatto ha impedito a qualsiasi trader, market maker, di valorizzare qualsiasi natura di strumento finanziario. Quindi la decisione dei più prudenti operatori è stata quella di sospendere il trading, quindi tirarsi fuori dal mercato finché i sistemi non sono stati ripristinati. Quindi è stata una scelta prudenziale, ma ancora una volta a tutela degli investitori, perché nessun investitore vorrebbe essere impattato da un prezzo formatosi per effetto di un errore di un algoritmo piuttosto che di un errore tecnico. Quindi dobbiamo sempre avere in mente che qualsiasi strumento trasparente deriva il proprio valore da qualcos'altro. Quindi nel momento in cui questo qualcos'altro non si riesce a valorizzare, è bene a quel punto sospendere immediatamente. Questo avviene anche durante sessioni di trading ordinarie su Borsa Italiana, quindi nel qualsiasi volta che ci sia una difficoltà di formazione di un prezzo rilevante o che sia significativo, interviene giustamente il meccanismo che regola il mercato, quindi la sorveglianza, e sospende il titolo dal trading. Questo non vuol dire, non è il fallimento del trading azionario, è semplicemente un meccanismo di protezione. Antonio Sidoti, facciamo il biglietto da visita di la tiro fuori adesso dalle polemiche, ci prendiamo 5 secondi di pausa con Wisdom Tree e con Boost. Bene, allora faccio appunto una piccola premessa, perché credo ancora molti di voi non conoscano Wisdom Tree, dato che siamo entrati formalmente nel mercato italiano questo gennaio. Wisdom Tree è un emittente di ETF degli Stati Uniti che ha iniziato la sua attività esattamente nel 2006 e si è sempre connotato per il fatto di essere non solo emittente di ETF, ma di andare anche a creare i propri indici. In Wisdom Tree generalmente la nostra offerta, che poi quella che abbiamo in Borsa Italiana, ricalca quelli che sono gli indici che già sono presenti negli Stati Uniti da parecchio tempo, i nostri ETF vanno a replicare indici proprietari che sono ponderati su fattori diversi rispetto alla capitalizzazione del mercato. Quindi Wisdom Tree è entrata in Europa l'anno scorso, in Borsa Italiana appunto a gennaio di quest'anno, ed è entrata in Europa acquisendo Boost. Boost ETP, che era il veicolo con cui operavamo precedentemente sin dal 2013 in Borsa Italiana e continuiamo a operare, però ovviamente da un punto di vista di entità societaria adesso il gruppo è Wisdom Tree Europe, dove Boost si è sempre connotata per il fatto di essere specializzata sugli ETC e gli ETN short e leverage. Abbiamo anche qualcosa senza effetto di leva sulle commodity, ma tipicamente il marchio Boost appunto si è connotato per questa ragione. Quindi attualmente sotto il marchio di Wisdom Tree Europe, quotato in Borsa Italiana, abbiamo delle strategie azionarie su indici ponderati sul fattore dei dividendi, che sono, come dicevo, indici proprietari, e abbiamo ovviamente sempre l'offerta di Boost, di ETC, ETN a leva,
coprendo tutte le asset class, quindi considerando commodity, valute, obbligazionario e anche ovviamente la parte azionaria. Però adesso con un occhio di riguardo all'Europa e al Giappone, sì, mi pare. Esattamente, quello per quanto riguarda la parte di Wisdom Tree. Per quanto riguarda l'Europa e il Giappone, specificatamente in Europa consideriamo l'Eurozona, abbiamo due prodotti azionari che in fase di selezione dei titoli sottostanti considerano quelle che sono le società maggiormente votate all'export. Perché come dicevo all'interno dell'indice proprietario in fase di selezione consideriamo sia per quanto riguarda l'Eurozona che per quanto riguarda il Giappone le società che abbiano un fattore consistente di redditività di impresa che provenga fuori dal mercato domestico. Queste società in fase di selezione ovviamente devono avere massimamente questi requisiti e successivamente vengono sempre ponderati per il fattore del dividendo. Dividendo che ovviamente ricopre tutte le strategie che abbiamo attualmente in Borsa Italiana. In più questi prodotti offerti in Borsa Italiana hanno i rendimenti in dollari. Questo lo abbiamo considerato in modo coerente alla selezione dell'export, proprio perché nelle zone, appunto in Eurozona e in Giappone, dove ci sono e vediamo dinamiche di quantitative easing, ovviamente gli export potrebbero beneficiarne e nello stesso tempo la debolezza del cambio valutario sul lungo potrebbe essere un freno alle performance. Quindi offrire questi prodotti con i rendimenti in dollari vuole sostanzialmente dare un rendimento azionario togliendo quello che è il freno della valuta, quindi togliendo l'euro dall'Eurozona e togliendo lo yen dal Giappone. Allora faccio intervenire subito Giuseppe Romano perché mi incuriosiva questo fatto, anche se appunto i consulenti indipendenti ancora non sono migliaia come i promotori finanziari, però nei portafogli raccomandati la presenza degli ETF è massiccia. Perché vi piace tanto questo strumento? E poi dopo le concedo di fare la domanda ai nostri relatori. No, grazie che mi hai dato questo spunto, perché visto che abbiamo questa bella platea e anche gli amici emittenti, magari visto che ho un po' di memoria lunga, diciamo sono tra l'età media di 32 anni, sarei l'outlier, quello là con l'età più alta. Sbilanci tutta. Allora, una cosa fondamentale noi dobbiamo dire, l'ETF è lo strumento finanziario più consigliato dai consulenti indipendenti, perché più si adatta, cioè è proprio, cioè collima la cosa. Questo è un primo elemento fondamentale. Dico questo, appena all'inizio degli anni 2000, quando ancora gli ETF, che poi sono poi entrati nel mercato italiano, noi cosa facevamo? Noi ci trovavamo nel 2000-2001 in un mercato bancocentrico, ma soprattutto in un mercato euforico dal punto di vista anche delle reti, dei fondi. E noi cercavamo di fare cosa? Di far capire che l'inefficienza dei fondi, che tanti fondi dichiaravano gestione attiva, ma di fatti facevano una gestione indicizzata con meno 3,5% secco all'anno. Per fare questo cosa facevamo? Prendevamo i benchmark, comprensivi dei dividendi, perché poi sapete prima si usavano i Fideuram, una media di fondi, oppure indici senza dividendi, facevamo vedere quello che noi abbiamo coniato, poi nel 2006 solo abbiamo fatto un libro, il primo libro su questi temi, chiamandola la parcella occulta, e quindi facendo vedere questi differenziali. E molti in quel momento, quindi quando vedevano queste cose, anche con la questione dei dividendi, contestavano il fatto che il piccolo risparmiatore, questo concetto era bello ma era teorico, perché comunque il piccolo risparmiatore non poteva replicare, quindi comprare, ad esempio se prendevamo all'epoca c'era il MIB30, poteva comprare per 1000 euro tutti i titoli del MIB30, quindi cioè, è bello il concetto ma è teorico, quindi la sua soluzione qual è? È inefficiente ma deve comprare i fondi comuni. In effetti noi ce l'avevamo gli ETF a far vedere, come esempi su quello del mercato americano, ma eravamo bloccati, cappati, come si dice, dal fatto che sapete benissimo, ed è quello un problema, era un problema proprio serissimo, il fatto che se io avessi consigliato un ETF americano andava in dichiarazione dei redditi e il risparmiatore italiano assolutamente questo non l'avrebbe mai digerito. Poi iniziano i primi ETF sul mercato italiano. Cosa capita? Capita che noi già avevamo iniziato una collaborazione col Sole, cioè soprattutto con Plus24, in cui iniziavamo a dare un po' di cose,
e capita che anche nelle pagine di Soul si facevano quelle, adesso non si fanno più, si fanno più raramente, quelle risposte ai quei quesiti in cui si facevano risponde il consulente, quelle torte di asset allocation, quindi ogni consulente, cioè, c'era l'infermiere che aveva dei soldi, doveva investire, facevano sta tortina indicando le macro aree o i titoli, gli strumenti. E noi indicavamo gli ETF. La prima società, che era l'unica in quel momento che aveva quotato gli ETF, guardando sta roba sul Sole, ci chiamò, disse, ma chi siete? Siete dei pazzi? Cioè, chi siete che consigliate i nostri... Cioè, si meravigliarono per il fatto che dei soggetti avessero consigliato su un giornale del genere che all'epoca faceva 400.000 copie, secondo il direttore penso li faccia sempre. Adesso devi proprio infierire così, cioè, ti cappo, eh? No, no, ti no. Ti cappo, come si 400.000 dice copie, nuovo termine. Parlare di ETF senza nessun interesse verso non conoscevamo nemmeno chi erano gli emittenti e altro, proprio perché era uno strumento adatto ed era uno strumento efficiente. Tant'è vero che allora per noi era fondamentale lo sviluppo di questo strumento, perché era fondamentale lo sviluppo della consulenza indipendente, perché oggi noi parliamo di servizi aggiuntivi, parliamo di pianificazione successoria, parliamo di corporate, parliamo di aggiungere servizi, ma prima il primo problema era dimostrare che il risparmio gestito c'era la parcella occulta e noi potevamo tagliare i costi e la nostra parcella era solo una percentuale del risparmio dei costi. Lo si fa ancora oggi, ma lì era ancora più pressante la cosa. Però lo devi fare pratico, perché se io ti facevo un portafoglio di ETF rispetto al tuo portafoglio fondo, a parità di rischio, dopo un anno avevi risparmiato il 3%, a parità di rischio, secco, matematico, proprio matematico, e lo dimostravamo. Allora il punto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, che poi ci siamo resi conto, siamo stati nel 2004 la prima società al mondo, tranne se qualcuno non ce lo smentisce, a fare un rating sugli ETF e ad andare su un giornale di 400.000 copie, ancora oggi ne ha forse 500.000 di copie. Pensavo che quelle pagine le avesse messe nella mostra qua insieme a quella del debito pubblico, come reperto archeologico. E quindi siamo partiti con i rating. Attenzione che poi noi abbiamo fatto un rating che non era un rating convenzionale, come altri modelli, è un rating che si basava su due elementi, si basa ancora oggi, adesso un po' più elaborato, complesso perché poi ha varie tipologie adesso gli ETF, ma un rating che si basava sulla capacità di replica, che si basa sulla capacità di replica, e sulla liquidità, perché questi sono i fattori che guarda il risparmiatore, se facevi bene il tuo lavoro, cioè come replicante, e se sei liquido. Questi erano gli aspetti, e su questo pure sui giornali si è iniziato a fare... Dobbiamo anche ringraziare il Sole 24 Ore, soprattutto il Pulse 24 e la redazione, comunque hanno sempre aperto proprio a queste tipologie di strumenti e si è fatta cultura, ma soprattutto ha aiutato anche noi, e soprattutto poi l'offerta che adesso si è ampliata tantissimo, ci ha aiutato tantissimo e ci aiuta tantissimo a fare il core e il satellite. Tant'è vero che non solo nei nostri portafogli modello, quindi inseriamo il nostro asset allocation in ETF, ma abbiamo proprio una sezione ad hoc con portafogli in ETF, sulla nostra piattaforma, su IFANET 2, a differenza del Bruso, perché poi le pagine sono ristrette lì, abbiamo il rating, abbiamo tutti i dati, tutti gli ETF europei, noi facciamo ufficio studio un grandissimo lavoro sugli ETF, quindi teniamo sotto controllo quelli italiani, ma anche i principali tutti i ETF sul mercato europeo. Questo è un excursus di quello che effettivamente facciamo e comunque che e consulenti... perché la consulenza indipendente ci crede assolutamente. E volevo farvi una domanda su questo, visto che ieri è uscito la questione dei fondi, magari non hanno quotati, non hanno magari, perché essendo un NAV solo non si vede un BDASK. Quindi, un po' come si accennava prima, nei momenti di crisi c'è un allargamento o ci può essere degli spread dovuti a una media ponderata dei titoli che ovviamente sono all'interno, che l'ETF alla fine è un fondo con quotazioni in real time. Allora, magari di chiarire meglio questo discorso tra quotazione di un fondo, quotazione di un ETF e differenza sulla questione del BDASK e dello spread, che è qualcosa che comunque... toccato anche da risparmiatori, soprattutto in certi periodi in cui c'è una certa sensibilità. Un flash da parte di tutti o un emittente specifico? Cominciamo con Marco Tabanella. Allora. Sì, diciamo che
Effettivamente, come diceva Giuseppe, la componente di beta spread è una componente fondamentale perché di fatto rientra nel costo dell'investimento, quindi quello che noi chiamiamo il reale costo di detenzione dello strumento, quindi va assolutamente calcolato. Noi per quanto ci riguarda ci siamo dotati proprio come modello aziendale di una piattaforma di negoziazione aperta che lavora sostanzialmente un po' con tutti i market maker e liquidity provider presenti sul mercato, e quello che abbiamo voluto fare negli anni è stato proprio mettere l'accento su questo aspetto di liquidità e fare in modo che i vari market maker fossero in competizione anche sullo stesso ETF e sulla stessa borsa. Questo ha fatto sì che, ricordo le fasi di volatilità più acute, ricordo la crisi del terremoto del Giappone, ricordo anche il mese scorso, sì. Un evento un po' più recente, in realtà gli spread sono rimasti abbastanza contenuti proprio per come è impostata la nostra infrastruttura di negoziazione. I fondi quotati noi li vediamo sicuramente come un'ottima iniziativa, è sicuramente uno strumento in più utile a chi fa attività di consulenza e a chi farà attività di consulenza indipendente anche in ottica MiFID 2. Chiaro che la negoziazione degli ETF è una negoziazione che può avvenire in continuo, quindi c'è effettivamente la possibilità di avere questo livello ulteriore di liquidità in tutti gli orari di negoziazione. Questo sicuramente è un plus. Marcello Kelly. Sì, una differenziazione fra ETF e fondi mi sembra pretestuosa. Mi spiego, gli ETF sono fondi. E è possibile per l'investitore almeno istituzionale negoziarli alla nave esattamente come i fondi. Quindi diventa difficile dire che un fondo possa essere meglio di un ETF perché l'ETF si comporta esattamente come un fondo. Quindi se avete bisogno di fare crash or redemption come istituzionale alla nave, viene fatto. E sia il fondo che l'ETF, quando fanno una sottoscrizione o un rimborso, devono andare a pagare gli spread che ci sono sui titoli sottostanti. Quindi se devo andare a comprare delle Fiat, pagherò lo spread di Fiat. Quindi le due entità sono esattamente identiche, quindi mi diventa difficile capire come si possa dire che l'ETF faccia peggio, quando in realtà dà un elemento aggiuntivo che è quello: non vuoi lavorare alla nave, ti faccio lavorare in tempo reale. Faccio notare una cosa, sui fondi i costi di spread non si vedono, ma si pagano. E li paga, i costi di negoziazione, quindi di brokeraggio e di beta spread, vengono pagati dal fondo stesso, quindi da tutti i partecipanti al fondo. Nell'ETF li paga chi entra e chi esce dall'ETF. Questo è corretto, sì, perché chi fa tanta negoziazione in un fondo fa pagare la sua negoziazione ai cassettisti che sono dentro al fondo. In un ETF chi fa tanta negoziazione paga i suoi costi di negoziazione. Ricordo che gli spread che ci sono sugli ETF in mercati normali sono a volte più stretti di quelli del sottostante, banalmente perché il market maker ha un beta spread in linea con lo spread del sottostante, avendo investitori che entrano dentro lo spread del market maker si riesce a stringere lo spread. Quindi evidenziamo il fatto che nel 90% dei casi lo spread è più stretto rispetto ai sottostanti e non quei pochi casi in cui per casi eccezionali del mercato invece si allarga. Rosti. Sì, no, io onde evitare di ripetere quello che ho già detto e quello che hanno detto i colleghi, tendo solo a rimarcare quello che ha appena detto Marcello, cioè se c'è ancora qualcuno che dice che sugli ETF si pagano gli spread e sui fondi no, o è in malafede o ha bisogno di fare education, perché cioè, mi sembra di essere a 8-9 anni fa quando giravamo con le presentazioni cos'è un ETF, come si comporta eccetera eccetera. I fondi pagano lo spread sui titoli sottostanti esattamente come l'ETF, quello che è stato detto ieri che i fondi in borsa non pagano lo spread, non è vero, perché i fondi non pagano lo spread, i sottoscrittori che comprano i fondi lo pagano, spalmato su tutti, però se entrano 150 sottoscrittori sul fondo in giorni diversi, tutti i sottoscrittori del fondo pagano lo spread, ma è normale, è un meccanismo, l'ETF è un fondo, quindi se si entra c'è qualcuno, gestore, che deve fare la creation e comprare i titoli sottostanti. Sul fondo è la stessa cosa, perché i cash che entrano dalle nuove sottoscrizioni vanno tutti in liquidità? No. Vanno a comprare i titoli sottostanti, su cui si paga lo spread. Quindi questo è, se siamo ancora a questo livello, secondo me, detto da investitori istituzionali, è un po' preoccupante. Mauro Giangrande. Volevo fare solo una precisazione nella differenza che c'è tra un ETF attivo e un fondo attivo, che magari non è fondo attivo quotato in borsa, che magari non è così chiara, visto che un ETF è un fondo, quindi esatto. qual è la differenza? Descritto come appunto passivo. Quindi. Perché appunto Borsa Italiana, oltre ad introdurre il segmento dei fondi attivi quotati, ha anche introdotto il segmento degli ETF attivi quotati. La differenza sta nel fatto che
Ovviamente i gestori attivi hanno qualche difficoltà a mostrare giornalmente qual è il loro portafoglio, perché ovviamente vogliono evitare il front running, cioè che qualcuno, siccome sono, diciamo, sono attività di gestione per le quali sono gelosi, nel senso che quello è il valore aggiunto che vogliono dare con l'extra performance se riescono rispetto al benchmark, e quindi non vogliono far vedere al mercato che tipo di operazioni fanno, soprattutto in real time, magari lo fanno vedere nella relazione semestrale piuttosto che nella relazione annuale. Quindi non è possibile a quel punto negoziare in tempo reale il fondo, perché gli investitori non hanno le informazioni per capire che quel prezzo che il market maker sta facendo sul mercato è corretto o meno. Quindi la negoziazione a NAV che ha introdotto Borsa Italiana è una negoziazione che tutela l'investitore, perché si dice l'investitore compra il fondo inserendo l'ordine e poi viene tutti quanti avranno l'esecuzione a NAV. Per gli ETF attivi, invece, Borsa Italiana ha introdotto un requisito fondamentale, altrimenti non puoi quotare gli ETF nel segmento ETF attivi, che è la trasparenza dell'asset. Quindi effettivamente l'investitore che compra un ETF attivo può andare sul sito internet di UBS, di Lyxor e di Deutsche Bank e vedere giorno per giorno in cosa effettivamente è investito l'ETF, e quindi volendo può esattamente ricostruire il prezzo che in quel momento il market maker sta facendo sul mercato. Quindi questo è secondo me un aspetto importante da chiarire. Francesco Lomartire. Diciamo che è difficile aggiungere altro rispetto a quello che i miei colleghi hanno già spiegato molto bene. Solo due precisazioni: quindi la differenza tra fondi quotati ed ETF. Quindi nel primo caso parliamo di un servizio, quello offerto ai fondi comuni che vogliono quotarsi da Borsa Italiana per l'accesso comunque a piattaforme di gestori che ad esempio non hanno accordi di distribuzione in Italia, quindi questo sicuramente garantisce maggior accesso. La principale differenza sta nel fatto che questo accesso avviene ad un'unica condizione uniforme per tutti gli investitori, cioè che è quella di entrare sull'investimento al net asset value. La differenza con gli ETF è appunto nella negoziazione in continua, che non deve però evocare il trading forsennato, forse che diciamo un po' spaventato negli anni 2000, quindi quando è sbocciato il trading online, quindi molti investitori quindi hanno iniziato a investire sul mercato azionario, talvolta anche in maniera molto frenetica. Il fatto che l'ETF sia quotato in continua, come già detto, aggiunge uno strato ulteriore di liquidità rispetto a quello garantito dal mercato primario e soprattutto la possibilità di andare ad abbattere il costo del mercato primario stesso. Come sappiamo, quindi una creation, cioè un ordine sul primario, su un ETF, scatena degli ordini di acquisto da parte dell'emittente, del gestore dell'ETF. Questi ordini di acquisto sono soggetti a dei costi che possono essere tasse piuttosto che costi di transazione o differenziali, bid-ask spread. Il fatto che lo strumento sia quotato anche sul secondario consente di entrare sull'asset class, certo, e più delle volte, certo, comunque a dei costi più contenuti, cioè come se ci fosse un mercato dell'usato dell'asset class su cui appunto è possibile saltare in corsa durante la giornata. Sidoti, siete arrivati per ultimi, ma sì, avete fatto in un momento che più che altro non si poteva, insomma, quindi non so se questo poi rappresenta una sfida ulteriore a far bene, sì, anche alla luce di queste novità, criticità, no? Sì, che vengono mosse. Sì, allora io credo che il punto fondamentale vada nella direzione che, al di là ovviamente dei fondi quotati di cui appunto abbiamo discusso, al di là appunto degli ETF, credo che il mercato vada sempre più nella direzione di chiedere strumenti quotati, proprio perché gli strumenti quotati vadano appunto nella direzione di trasparenza anche e nella direzione appunto di una migliore libertà di accesso. Detto questo, noi dalla parte ETF crediamo appunto che ancora ci sia spazio per il mercato, e crediamo appunto, per quanto riguarda la crescita del settore, pur essendo arrivati per ultimi, che strategie che possono essere implementate nel veicolo dell'ETF, appunto come quello degli indici proprietari, rispecchiano un modo di fare le cose diverso, un modo di fare le cose che ovviamente comprende non soltanto la replica di un sottostante, ma comprende l'utilizzo di una metodologia specifica. Il fatto di poter proporre queste novità e anche la metodologia specifica nella struttura dell'ETF,
che, come abbiamo appena detto, ha delle caratteristiche di negoziazione che possono essere particolarmente interessanti, rende anche la possibilità che il mercato sia cresca in questa direzione e che possa apprezzare ovviamente, certo, questo genere di soluzioni. Allora, noi abbiamo solo 10 minuti, sarei tentata di fare un altro giro, dovete essere veramente telegrafici, mi avventuro in questa operazione incredibile, ripartendo da Sidoti, perché magari valeva la pena anche ricordare che Boost è un player che si sta specializzando su strumenti a leva, su equity, commodity, non solo. Sì. Boost nasce prevalentemente con l'obiettivo di portare sul mercato ETC, ETN a leva, coprendo tutte le asset class. Giusto per dare un rapido flash, recentemente in agosto abbiamo quotato nella forma dell'ETN l'obbligazionario statunitense a leva quinta short, il BTP a leva quinta short e anche il Bund a leva quinta short sul decennale. Perché possono essere interessanti, al di là appunto dell'asset class obbligazionaria, ma discutendo generalmente della possibilità di prendere esposizioni short a leva? Perché in fasi di mercato che possono essere particolarmente instabili, utilizzare un prodotto del genere come copertura, quindi come strategia di hedging, agendo in preservazione di capitale con uno strumento quotato, dove ovviamente il rischio principale è connesso all'investimento iniziale del capitale, può essere interessante soprattutto per chi fa consulenza e si deve confrontare con un mercato che ovviamente offre degli spunti interessanti, ma bisogna anche utilizzare delle tecniche di hedging proprio per essere pronti ad affrontare quelli che sono i cicli di mercato che abbiamo visto. Francesco Lomartire, voi invece siete stati i primi a lanciare un replicante in obbligazioni convertibili. Sì, siamo tuttora siamo stati i primi negli Stati Uniti diversi anni fa, recentemente quindi siamo arrivati in Europa con un prodotto globale che tuttora rappresenta l'unico caso di prodotto passivo su un indice di convertibili. La scelta di introdurre le obbligazioni convertibili riflette le caratteristiche di un asset manager che copre diverse asset class e quindi come tale ha individuato appunto questo spazio disponibile. Riteniamo che le obbligazioni convertibili rappresentino uno strumento molto efficace nella gestione dei rischi, visto che per la loro natura ibrida consentono di partecipare ai rialzi azionari limitando invece il rischio di ribasso, quindi si parla molto spesso di asimmetria nel profilo di rischio rendimento delle obbligazioni convertibili proprio per questa caratteristica appunto di associare ai rialzi azionari questa sorta di protezione che viene chiamata bond floor, che si innesca soprattutto nelle fasi di ribasso. Per fare dei casi concreti, quindi il mese di agosto è stato un ottimo stress test per la nostra strategia sui convertibili, quindi abbiamo assistito a un distacco di oltre 5 punti percentuali appunto nel solo mese di agosto tra l'indice azionario globale MSCI All Country World Index e la nostra strategia appunto convertibile. Lo stesso è avvenuto nei confronti di un indice tradizionale Global Corporate Investment Grade, quindi distaccato di oltre 2,5 punti rispetto ai convertibili. Scelta di costruzione alla base della nostra strategia è quella di non vincolare l'inclusione dei titoli all'interno dell'indice sulla base del loro delta, cioè il livello di esposizione azionaria. Quindi in pratica possiamo mantenere in portafoglio titoli con delta prossimo allo zero, quindi parliamo di convertibili che non saranno probabilmente convertiti in azioni, ma che garantiscono quella tenuta obbligazionaria nelle fasi di ribasso, e allo stesso modo non vincoliamo l'inclusione dell'indice a titoli che abbiano delta prossimi all'unità, cioè titoli che di fatto mantengono caratteristiche simili all'azionario, ma sono proprio quelli che in fasi di rally consentono di partecipare al trend. Certo che ci avete un bel coraggio a dire che sono prodotti semplici per i risparmiatori, eh? Guardate che qua potrei lanciare un'altra provocazione, però immagino che la trasparenza si riferisca sempre, Gian Grande, mi aiuti lei, al tema di come appunto sono trasparenti i prezzi, no? Quindi chiaramente è in grado il risparmiatore finale di poter comprendere questa dinamica. Assolutamente, cioè, secondo me da chiarire una cosa, lo strumento per sé è trasparente, ma in alcuni casi replica degli indici o delle strategie che magari l'investitore della porta accanto può non comprendere. E questo perché, in primis, lo strumento ancora oggi è rivolto prettamente all'investitore istituzionale, perché finché il modello distributivo è quello che è attuale, insomma, lo sappiamo molto bene, il nostro principale cliente rimane l'investitore istituzionale, quindi abbiamo quell'ottica
quando presentiamo gli strumenti sul mercato, dagli ETF fattoriali alle convertibili, piuttosto che diciamo China Bond e via discorrendo. Detto questo, è importante chiaramente il ruolo del consulente, quindi noi onestamente non ci siamo mai sbilanciati nel dire che sull'ETF il fai da te deve essere fatto senza la minima consapevolezza. Nessuno di noi veramente ha mai detto una cosa del genere. Il ruolo della consulenza, e non lo dico perché sono qui in questo momento, è fondamentale, perché gli ETF alla fine sono dei tasselli, c'è poco da fare, dei tasselli che devono essere sapientemente combinati, collegati tra di loro, e quindi saperlo fare in maniera professionale è fondamentale, altrimenti ci si può fare veramente male. Io, ad esempio, il nostro ETF sulla Cina, faccio un esempio, che ovviamente durante il periodo di giugno, luglio, agosto ha perso il 30%, c'è da dire che aveva fatto il 135% prima, quindi il ruolo del consulente qui è capire magari che un mercato è in bolla e che probabilmente è arrivato alla fine della corsa, e quindi consigliare il cliente di ridurre oppure di vendere lo strumento, perché invece il privato generalmente si fa prendere dall'entusiasmo e più un ETF o un'azione cresce, più aggiunge, magari più incrementa la posizione invece di ridurla. A tal proposito, un suggerimento che mi sento di dare, e che magari non molti lo sanno, c'è un indice che calcola Hang Seng, che si chiama Hang Seng China AH Premium, che calcola il premio delle azioni A rispetto alle azioni H. Le azioni A sono quelle del mercato cinese continentale, le azioni H sono le azioni di Hong Kong. Le azioni A, a un certo punto, al picco della bolla, quotavano il 50% a premio rispetto alle azioni H, cioè vuol dire la stessa società emetteva azioni A, azioni H, le azioni A quotavano il 50% in più delle azioni H. Oggi questo premio è sceso al 35%, quindi ancora in un'ottica di equilibrio dei mercati ci si può, e sebbene non ci sia fungibilità purtroppo tra le due tipologie di azioni, e perciò si crea il premio, ci si può attendere che le azioni H dovrebbero recuperare in percentuale rispetto. Quindi il mio suggerimento è: controllate anche questi indicatori, perché sono fondamentali nelle ETF scelte di investimento. Gli ETF cinesi sono un po' schizofrenici. Peraltro, Simone Rossi, stavo pensando, proprio per il fatto che lei ci raccontava stamattina degli enormi numeri che fate voi, che fanno anche i vostri competitor, che fa l'industria tutta nel suo complesso, tutto sommato, però il fatto che la faccia molto il mondo degli investitori istituzionali permette anche, no, questi numeri. Godete di una posizione di vantaggio, ma vi conviene così tanto andare fra il pubblico retail in maniera più massiccia? Ma come sfida penso di sì, perché dall'inizio come mercato abbiamo sempre avuto contro i distributori come barriere, e quindi l'idea di sfidare la distribuzione, andare sul cliente privato, è assolutamente una sfida che a me personalmente, ma a tutto il mercato dell'ETF, affascina. Secondo luogo sì, perché, e quando dico investitore privato intendo tramite consulenza, tramite distribuzione. E il secondo motivo è sì, perché gli ETF, alla fine, anche questo ce lo si dimentica, in America dicono che sono degli strumenti democratici, sono penso gli unici o fra i pochissimi strumenti che, se vengono comprati da Simone Rosti, 500 euro sul mercato, paga il TER, la commissione di gestione, di 23 basis points. Se li compra Banca d'Italia con 500 milioni, paga sempre 23 basis points di costo. Quindi perché non portare uno strumento democratico sul mercato dei privati? Assolutamente sì, non pensiamo di farlo direttamente noi, c'è qualcuno che ci sta pensando, asset managers che si attrezzano. Io penso che il modo migliore sia tramite la consulenza, che però deve essere in grado di fare education sul cliente finale. Quando io parlo di education sul cliente finale, non intendo l'educazione finanziaria, gli strumenti, le strategie. L'educazione finanziaria sui clienti deve essere limitata, ma limitata nel senso di far capire ai clienti privati quali sono le loro necessità. Sì, si può insegnare dalle scuole le azioni, le obbligazioni, ma non è il mestiere del cliente privato gestire patrimoni. Non può sapere le strategie, le convertibili, ma neanche la differenza tra l'S&P 500 e l'MSCI USA. Ma facciamo sempre l'esempio del meccanico e dell'auto, ovvio. Tu sei devono emergere, l'educazione sta nel far emergere le esigenze. Poi ci deve essere qualcuno che sul fronte della consulenza sia in grado di rispondere a quelle esigenze, ma che a sua volta sia educato, invece, educato, informato in termini tecnici. Velocissimi gli ultimi due contributi di Marcello Kelly e dell'amico di Escese, che adesso mi scappa il nome, Marco Tabanella.
I temi di mercato che potremmo affrontare sono molti. Volevo chiedere a Marcello Kelly se esiste una clonazione ancora non fatta e che vi piacerebbe molto fare, una copertura che ancora non c'è da parte di Lyxor e che potrebbe essere un'opportunità promettente. Diciamo che su cosa pian state piano lavorando? Poi ti copiano. No, pian piano si aprono nuove opportunità, si pensi alle azioni A del mercato cinese che a un certo punto sono state disponibili più recentemente, si pensi alla valuta Chenhuai, quindi il renminbi cinese che adesso in qualche maniera diviene effettivamente negoziabile anche se non con delivery cash sui mercati. Pensiamo a una serie di sottostanti magari su cui si hanno problemi di carattere fiscale, l'S&P 500 a leva short, che qualcuno ha trovato soluzioni, non le stiamo trovando. Lo stesso vale per i mercati emergenti a leva short, dove è più difficile andare a fare le coperture perché manca un mercato del prestito titoli. Quindi ci sono tanti sottostanti, o almeno alcuni sottostanti importanti, che non sono coperti per motivi tecnici e regolamentari. Man mano che vengono risolti, la cosa importante è essere i primi poi andare certo a coprire. Tabanella, tra l'altro, con queste banche centrali che tengono questi tassi ancora così bassi, che opportunità ci sono nel mercato delle obbligazioni per il mondo ETF? Ma ci sono opportunità perché chiaramente la gamma, come dicevamo prima, è talmente ampia che c'è la possibilità veramente di colpire specifici tratti di curva, insomma, piuttosto che attuare delle strategie di accorciamento, annullamento addirittura della duration. Però al di là di questo non vorrei eludere la domanda, mi piacerebbe concludere semplicemente sul discorso dell'adozione dello strumento da parte di categorie sempre nuove di investitori, che è una cosa che sinceramente negli ultimi anni mi ha colpito molto. Io ricordo, ho cominciato in questo settore in iShares circa 6 anni fa, e era una fase in cui praticamente gli unici nello spettro dei canali distributivi ad utilizzare gli ETF erano appunto i consulenti indipendenti. Ora, un po' per l'opera fatta da voi e da Consultic relativa alla consulenza indipendente o comunque alla consulenza a parcella, un po' per uno sviluppo del mercato e una maggiore sensibilizzazione anche dei clienti finali nei confronti dello strumento, stiamo vedendo veramente un cambiamento importante, soprattutto nelle realtà bancarie. Abbiamo stretto negli ultimi anni diverse partnership con primarie istituti bancari e in questo caso il passaggio importante che abbiamo visto è che finalmente l'ETF è stato sdoganato, finalmente viene proposto nell'ambito, diciamo, della proposizione anche commerciale ai clienti finali e quindi vengono messi in luce finalmente i benefici degli ETF anche al cliente. Insomma, su questo dobbiamo dare ragione al presidente dell'ANAS, Maurizio Buffi, che dice, insomma, alla fine è il mercato che faccia il suo lavoro e quindi va in certe direzioni. Grazie a tutti. Grazie. Vi consegniamo la targa, credo, a questo punto.